Sono Luigi Melica e sono il docente del corso Sport e Identità Culturale nel diritto comparato. In senso, lo sport può essere compreso attraverso la comparazione giuridica, un po' questo è il senso del corso. E il corso stesso inizierà in modo problematico, in modo che gli studenti, molti dei quali possono anche essere addetti ai lavori, atleti o operatori del settore, e vengono subito calati nella realtà che magari masticano ogni giorno, ossia chi deve fare cosa nello sport, cosa deve fare una federazione, cosa deve fare un comitato olimpico, cosa deve fare un governo, quindi cosa deve fare lo Stato e cosa deve fare l'associazionismo, il volontariato, eccetera. E può essere, potrebbe sembrare una domanda retorica, in realtà è complessissimo e il corso inizia proprio con una delle ultime querelle, chiamiamole così, tra Stato italiano e Comitato Internazionale Olimpico e Comitato Olimpico Nazionale sulla dopo l'approvazione della legge delega sullo sport nel 2019. E si era aperta una grossa polemica e proprio per essere aderenti alla realtà il corso cerca di trattare questa polemica, questa querelle sotto il profilo dell'ordinamento generale, dell'ordinamento nazionale, degli ordinamenti stranieri. E cerca di dare le giuste risposte, ossia al chi deve fare cosa, attraverso la comparazione giuridica. È importantissimo quindi per gli studenti capire in che modo si fa comparazione. Infatti, in tutta la prima parte, ossia nelle lezioni preregistrate, loro verranno informati e quindi dovranno studiare che cos'è la comparazione, chi fa la comparazione, come si compie la comparazione, ossia il metodo nella comparazione. Perché? Perché poi attraverso un'analisi di tutte le costituzioni del mondo, che viene illustrata anche in un testo che accompagna il corso Sport e diritti in Italia e nel mondo, e gli studenti, dicevo, avranno la possibilità di leggere, di comprendere come le costituzioni del mondo, in che modo le costituzioni del mondo trattano lo sport. E sarà sempre utile a comprendere poi attraverso il raffronto, no, quali sono i modelli migliori, i modelli da imitare. Ora, la questione delicata è quella dei rapporti tra quello che viene chiamato l'ordinamento transnazionale dello sport, ossia quell'ordinamento che fa capo al CIO, alla Carta Olimpica, che fa capo alle federazioni, che fa capo agli statuti delle federazioni, che fa capo agli organi di giustizia del CIO e delle diverse federazioni, e i rapporti tra questi e gli ordinamenti generali e l'ordinamento internazionale. Quindi, da questo punto di vista, gli studenti dovranno capire in che modo si muovono le diverse fonti, ma sempre poi nell'interesse finalizzate a capire, no, che cos'è lo sport. Lo sport è un diritto fondamentale che si declina a seconda di chi lo fruisce, la persona comune, la persona che dovrebbe poterlo compiere per tutto l'arco della vita e quindi quali sono gli ostacoli per la fruizione di questo diritto, ma anche l'atleta, l'atleta di talento, l'atleta che si affida alla federazione, l'atleta che gioca in nazionale, eccetera, e l'atleta che partecipa alle Olimpiadi. E qui è ovvio che ci sono tutta una serie di diritti e tutta una serie di doveri anche da parte dello Stato, ed è qui che le federazioni e i comitati olimpici ovviamente hanno massima importanza e sono i veri e propri signori dello sport. Tutto questo verrà illuminato attraverso la comparazione giuridica, gli studenti potranno fondamentalmente fare degli approfondimenti, ci saranno molti esoneri, utilizzando il metodo, quindi i raffronti tra il settore giovanile nei diversi sport, tra diversi paesi, il raffronto tra la ripartizione dei diritti televisivi nei diversi paesi e appunto da novelli comparatisti, grazie alla metodologia acquisita, dovranno enunciare le differenze e le similitudini. Sullo sfondo, dall'inizio alla fine, accompagnerà questo percorso il principio di lealtà. La lealtà che è uno dei valori olimpici, la lealtà che è quella che De Coubertin, che è stato uno dei padri dello sport moderno e contemporaneo, ha voluto nel giuramento olimpico. L'unica cosa che è veramente importante è la lealtà e questo accompagnerà gli studenti nel corso dell'ordinamento sportivo ed è proprio l'aspetto forse più caratterizzante dell'ordinamento sportivo, ossia la lealtà nella gara, ma la lealtà anche nella gestione delle diverse società sportive.